Ciao ragazzi, benvenuti qui sul mio canale YouTube dedicato al flauto, oggi dedicato al tin whistle, questo bellissimo fischietto da un penny, e sul mio sito internet lezionidiflauto.it. Oggi voglio insegnarvi a suonare una semplice canzone proprio con il tin whistle. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, qui c'è il pulsante iscriviti, attivate la campanella per rimanere aggiornati e visitate il sito. Se volete dare un'occhiata a tutte le sezioni dedicate al tin whistle, al flauto dolce, al flauto traverso, al flauto di Pan e a un bellissimo strumento tutto italiano che è l'ocarina, l'ocarina di Budrio. Oggi, dicevamo, impariamo a suonare una semplice canzone con il tin whistle classico in re e il brano sarà in sol maggiore. Possiamo suonare le canzoni in sol maggiore anche se il nostro strumento è accordato in re maggiore. Perché la tonalità di Sol maggiore possiede la nota Fa diesis e la tonalità di Re maggiore ha anch'essa il Fa diesis, anche se poi ha in aggiunta il Do diesis. Quindi possiamo dire che la tonalità di Sol maggiore è una tonalità molto vicina a quella di Re maggiore. Se vuoi imparare qualcosa di più riguardo alla teoria della musica, sul sito lezionidiflauto.it trovi, oltre a tutti i miei metodi per imparare a suonare i vari tipi di flauto e l'ocarina, anche i metodi di teoria musicale e di composizione musicale. Andiamo a vedere la canzone di oggi. Come dicevo, siamo in Sol maggiore e la particolarità di questa canzone è che utilizziamo solo quattro note di questa scala di Sol maggiore, quindi di questa tonalità, il Re, il Sol, il La e il Si. Tutto il brano è fondato su queste quattro note. Ora io te lo faccio ascoltare e poi lo analizziamo insieme. Ecco, come hai potuto vedere, ci sono degli abbellimenti, sono le note messe tra parentesi. Partiamo con la prima frase. Si La è un abbellimento. Poi, questo è l'altro abbellimento. Poi ripete. E chiudiamo sulla nota base della tonalità Sol. Nella seconda parte dobbiamo suonare il Re della seconda ottava, possiamo suonarlo come sulla prima soffiando un po' più forte, oppure con questa diteggiatura. Eccolo qui l'abbellimento, La, Sol, La, Sol. Bene, questo era il brano in Sol maggiore. Io ti consiglio di cominciare a studiare frase per frase lentamente e aumentare la velocità, poi magari aiutandoti anche con un metronomo. Mi raccomando, i passaggi con gli abbellimenti molto lentamente all'inizio e vedrai che piano piano le tue dita si muoveranno in maniera più automatica. Io ti auguro buona musica e ti do appuntamento alla prossima qui sul mio canale YouTube e sul sito lezionidiflauto.it. Ciao!